Ciao, benvenuto a questo secondo ultimo video di oggi. Qui invece ti parlo di come sviluppare la creatività. Allora, ti spiego subito un concetto. La creatività e il talento non esistono come noi li intendiamo. Sono concetti che non esistono. La creatività è un'abilità che sviluppi come tutte le altre. Come tutte le altre. Ti faccio un esempio molto semplice. Prendi una nota a caso, su una corda a caso, tipo il Mi, per dire il Mi basso, e sviluppa cinque personaggi. Uno è un pirata, uno è un giocatore di basket, uno è un politico, uno è un bambino e uno è un anziano. Pensa a questi personaggi, un'immagine che hai in mente e sviluppa, usando quello che ti ho spiegato prima, l'intensità, cioè il volume, che tipo di volume per rappresentare il personaggio, che tipo di emozione, quindi che tipo di nota, se più violenta, se meno violenta, più fluida, più dolce. Bambino, ad esempio, dà l'idea più dell'infanzia, della gioia, della purezza, quindi più un suono dolce, puro, anche se è nervoso il bambino, più dolce. Invece l'anziano è più secco, più no, perché ha più difficoltà nel camminare, più. Non è fluido come un bambino, al contrario, proprio è lento nei movimenti, quindi sono più calmo, più lento. Pirata invece è aggressivo, il pirata politico è furbo, sono più furbo e vibrato. E così sviluppi la tua fantasia usando l'immaginazione. Pensa a questi personaggi e sviluppa una storia. Ciao, al prossimo video!